Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Negli ultimi anni, nel calcio arricchito dagli introiti dei diritti televisivi e da investimenti sempre più ingenti, l'albo d'oro della Serie A si è appiattito fino ad arrivare al record della Juventus che ha monopolizzato l'ultimo decennio. Ma c'è stata un'epoca non molto lontana in cui anche la nobile provincia del calcio italiano poteva arrivare al top. L'ultimo esempio è stato quello dello scudetto assegnato nel campionato 1984-85, in quello che già si stava affermando come il campionato più bello del mondo. Una sorpresa, ma non del tutto per chi ne aveva seguito attentamente l'evoluzione, scrisse una pagina storica del nostro football. In questa puntata racconteremo la storia del Verona e dello Scudetto 1985. Lo Scudetto del 1985 resta forse l'ultimo da un sapore antico, quando nel calcio le idee non sempre contavano più dei soldi, ma potevano farcela. Lo vinse il Verona, l'Hellas, quando ancora non c'era bisogno di specificarlo perché il Chievo non era neanche mai stato tra i professionisti e non giocava neanche al Bentegodi ma al Bottagisio, dove ancora fissa la targa campo parrocchiale. L'Hellas era il Verona per tutti e vinse un campionato pazzesco in una Serie A ancora a 16 squadre che iniziava proprio allora a vedere sbocciare quello che sarebbe stato un quindicennio di dominio mondiale del calcio italiano. Il Verona vinse il titolo nell'anno in cui in Italia arrivò Diego Armando Maradona, all'epoca il più importante calciatore del mondo, che al Barcellona, complice un grave infortunio e una clamorosa rissa contro l'Athletic Bilbao, non ebbe tutta la fortuna che si aspettava. C'erano la Juventus di Platini, l'Inter di Rummenigge, la Fiorentina di Antognoni, la Roma di Falcao. Persino il Milan, dopo due anni di Serie B all'alba degli anni Ottanta, iniziava a rialzare la testa mettendo le fondamenta per quella che sarebbe stata l'era Berlusconi. Maradona giocò la sua prima partita di campionato in Italia proprio a Verona, con gli occhi del mondo puntati sul Bentegodi quel 16 settembre del 1984. Ma fu il Verona a vincere 3-1 giocando un calcio da favola. Segnarono tre grandi protagonisti di quella cavalcata, il tedesco d'acciaio Brigal, Giuseppe Galderisi che sarà il bomber di quella straordinaria stagione, e Antonio Di Gennaro, centrocampista raffinato che scalerà le gerarchie fino ad arrivare alla nazionale. Osservatori e commentatori comunque non diedero troppo peso alla cosa. Non lo fecero nemmeno quando i ragazzi di Osvaldo Bagnoli mandarono al tappeto la Juventus alla quinta giornata, il 14 ottobre. A segnare un gol decisivo ci pensò un ragazzone danese appena arrivato a Verona, che aveva un cognome tanto comune, Larsen, che per caratterizzarsi meglio nel mondo del calcio aggiunse quello della madre e tutti lo conobbero come Elkjær, che segnò alla Juve con una delle sue caratteristiche galoppate e tanta fu la foga che perse una scarpa, ma lui non fece una piega, continuò a correre e realizzò un gol con un piede scalzo. Iniziarono a chiamarlo Cenerentolo per la scarpa, ma anche per ironizzare un po' sul Verona che uscì imbattuto dalle trasferte in casa di Roma e Inter, ma che tanto, secondo le previsioni degli osservatori, era destinato a crollare per conquistarsi al massimo un posto in Coppa UEFA. Anche se la prima sconfitta di campionato arrivò a gennaio inoltrato ad Avellino, il Verona fu campione d'inverno, ma con l'Inter a un punto e il Torino a due, secondo gli esperti, era solo questione di tempo e la sorpresa sarebbe rientrata nei ranghi. E invece il girone di ritorno fu all'altezza di quello d'andata perché gli scaligeri erano una macchina perfetta sospinta dai gol di Elkjær e Galderisi, dalle giocate di Pierino Fanna, imprendibile ala destra cresciuto nella Juventus ma che sapeva far sognare solo in maglia giallo-blu, dalla concretezza del gigante tedesco Brigal e dalle spettacolari parate di Garella. Il Verona uscì indenne dagli scontri diretti, non sbandò dopo l'unica sconfitta pesante della stagione, quella contro il Torino, ancora lanciato all'inseguimento, ed i tifosi gialloblu, i Butei, parola traducibile soltanto col significato di Butei appunto, capirono che era fatta quando dopo Verona-Como 0-0 alla terz'ultima giornata, i giornali parlarono di festa rimandata, non di crollo imminente della Cenerentola. Si erano convinti anche loro e il Verona festeggiò due volte. A Bergamo la matematica conquista del titolo il 12 maggio del 1985 e davanti ai propri tifosi la settimana dopo battendo l'Avellino in un Bentegodi imbandierato con tanto di lancio di paracadutisti per mostrare il tricolore a tutta Italia. Nessuno poteva immaginare un epilogo del genere, anche se gli osservatori più attenti sapevano che gli scaligeri avrebbero potuto prima o poi fare il botto.
Certo, c'era da cogliere l'attimo, attendere una stagione in cui le grandi si sarebbero rilassate. Già 2 anni prima, nel campionato 1982-83, il Verona si era insediato a inizio torneo nella parte alta della classifica, ma poi ci fu l'esplosione della Roma, che capitalizzò investimenti e programmazione della presidenza viola. L'anno successivo fu la Juventus del Trapp a riprendersi il proscenio, ma nella stagione 1984-85 fu chiaro come non ci fosse una squadra padrona. Il Verona giocò con la forza dei nervi distesi, capace di grande concretezza, come in occasione delle vittorie interne contro Roma e Lazio nel girone di ritorno, ma anche di partite spettacolari, come i successi a Firenze e Udine, da batticuore. Nonostante queste imprese, molti pensavano che le principali inseguitrici di quella stagione, su tutte l'Inter e il Torino, prima o poi avrebbero assorbito la fuga della grande sorpresa. Non fecero però i conti con Osvaldo Bagnoli, artefice tecnico della costruzione di una squadra perfettamente calibrata. La potenza atletica di Elkjær e Brigal era un valore aggiunto in una Serie A molto tecnica ma poco potente. In più, il pedigree di alcuni giocatori era assolutamente di razza. Fanna e Galderisi erano scuola Juventus, Tricella veniva dall'Inter, Sacchetti e Di Gennaro erano passati in una Fiorentina che in quegli anni veleggiava ad alti livelli. Marangon giocò nel Napoli e nella Roma prima di arrivare in Veneto. Certo, la bravura fu assemblare questi talenti in gran parte incompiuti in una squadra capace di muoversi come un orologio svizzero. La verità è che lo scudetto del Verona nel 1985 resta unico perché l'ultimo nato artigianalmente, senza i favori del pronostico, una politica tesa esplicitamente a vincere. Il Napoli 2 anni dopo trionfò capitalizzando la presenza di un mito come Maradona, ma anche di una squadra costruita intorno a lui senza badare a spese. Quello della Sampdoria fu un progetto pluriennale, anzi molti si aspettavano che la squadra costruita da Mantovani vincesse prima il titolo. Lazio e Roma, all'alba del 2000, videro concretizzarsi campagne acquisti miliardarie, che nulla hanno a che vedere con quanto costruito a Verona in quegli anni. L'ultimo scudetto eroico di un calcio in cui tutto era ancora possibile. Sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh? Ma ce lo meritiamo tutti. Quando pensi di aver vinto questo scudetto? Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus. Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia? Ma forse perché ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like, soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!